Io mi occuperò della prima parte inerente all'indagine epidemiologica, l'ultima in particolare. Chi c'era l'ultima assemblea che è stata fatta, mi sembra ad ottobre, ha ascoltato già parte della storia. Oggi, per una questione di brevità, anche perché non sono l'unico, c'è Luca Biasin, poi ci sarà Loris, poi ci sarà anche Roberto, che ci raggiungerà più tardi, che ha problemi a casa. Sì, mi sentite? Sì, adesso neanche. Alzo la voce, va bene? Sì. Ok, allora. Va bene? Sì, mi senti? Bene, qui no, però. Benissimo. Allora lo uso. Sotto Sanremo mi piglia la voglia di cantare. Allora, inizio io con questa relazione su... Anzi, non è una relazione, è una condivisione di argomenti che stiamo facendo. I microfoni da tavolo non funzionano, quelli da tavolo, forse funzionano meglio. Sì, qui. Sì, no. Adesso pensa che non va. Sì, sì. Non lo so, ragazzi, se mi sentite. Ditemelo, io più che parlare a vuoto non so fare. C'è questo rumore di fondo, sì, lo sento. Sì, lo sento, sì. Adesso? Sì. Bene. Oh. Allora, ci siamo. Allora, siccome per motivi di brevità ho accorciato, tutti noi abbiamo accorciato il materiale che avevamo da presentare, dando per scontato, anche se proveremo un po' a fare dei flash, dare per scontate le informazioni pregresse, perché se no non ne usciamo vivi questa sera. Allora, una mezz'oretta, provo a sintetizzarvi la situazione pregressa, cioè precedente all'indagine epidemiologica pubblicata nel 2017, maggio 2017. Ho tolto il rumore di fondo, però bisogna... Allora, intanto tutti sappiamo che siamo in un sito di interesse nazionale, ok? Cioè un sito che... individuabile in relazione alle caratteristiche della quantità di pericolosità degli inquinanti, rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico. Cioè non scopriamo oggi, ma questo è da qualche anno, che il nostro territorio, prevalentemente intorno al petrolchimico, è un sito di interesse nazionale, uno dei 44 siti di interesse nazionale italiani, per il quale è oggetto di indagini ma anche di bonifiche. Questo è quello che noi abbiamo in circolazione, vado oltre, però abbiamo molteplici fonti inquinanti, molteplici elementi inquinanti, più o meno pericolosi. Sappiamo che il nostro primo nemico, cioè quello più correlato a un qualcosa di patologico, ma non è solo questo, è il benzene, toluene, xilene, che è un mix di composti aromatici molto lesivi nei confronti del DNA, per cui respirare queste sostanze significa, equivale a rischiare di danneggiare e far mutare il nostro DNA. Questo è chiaro. Ce ne sono molteplici altri, avete sentito parlare di ossido azoto, monossido azoto, idrogeno solforato, che è un altro composto velenoso, pari al cianuro in certe quantità. Quindi ok, stiamo parlando di molecole pericolose, ma anche un po' meno. Allora, io mi rifaccio, perché non posso descrivere il tutto, ad uno schema con cui ci siamo lasciati l'ultima volta, e cioè questo, almeno in parte, e cioè avevo stratificato le prime due indagini relative a mortalità che prendevano in considerazione un periodo che andava dal 95 al 2002, io lo fulmino, se continua a parlare, più una nota descrittiva epidemiologica dell'ARPA che andava a considerare sia le schede di mortalità che le schede di dimissione ospedaliera. Queste sono due indagini precedenti ad un'altra indagine molto importante del 2011, targata Istituto Nazionale Tumori e ARPAM, quindi congiuntamente, in cui si sono fatte una domanda più analitica. Mi spiego meglio. Queste due indagini sono indagini di tipo descrittivo, cioè si contano i casi di malattia o mortalità in un territorio e li si compara con la media regionale in questo caso. Quindi in un territorio come Falconara, come in qualsiasi altro comune, il numero dei casi relazionati al numero di casi della media del territorio regionale.
È descrittivo perché? Perché si contano il più o in meno dei casi di malattia o di morte, ma non si va ad indagare la localizzazione di queste mortalità o patologie, cioè non si va a cercare la possibile spiegazione di questo decremento o aumento rispetto alla media regionale. Si chiamano quindi descrittive, descrivono una situazione sanitaria. In questo caso, questa è l'unica indagine epidemiologica analitica dove ci si è fatta una bella domanda, cioè se si stava peggio in prossimità del petrochimico, o meglio, della raffineria di Api. Questa è una domanda che ci sono posti perché? Perché c'erano i presupposti razionale scientifico per porsi quella domanda. In tutto il mondo, in molteplici studi epidemiologici intorno ad un petrolchimico, si sta peggio. Chiaramente qui a Falconara dovremmo dimostrare eventualmente il contrario. Questo è di cui stiamo parlando, l'ultima indagine analitica, cioè quella dell'Istituto Nazionale Tumori congiuntamente con i ricercatori, gli epidemiologi dell'ARPAM, Mariottini e Baldini. Ora, che cosa ha dedotto questa indagine di tipo analitico? Ha concluso che intorno ad una raffineria, intorno ad un raggio di 4 km, una sottopopolazione, quella più residente, soprattutto le donne, quella che è stanziale, quella che abita da lì di più di 10 anni, stanziali, spesso lo sono le casalinghe o chi non è senza lavoro, i pensionati, sono più a rischio di contrarre patologie, linfomi non Hodgkin in particolare, e leucemie. Perché queste due patologie neoplastiche del quadro emopoietico? Perché sono le due che scientificamente è nota la correlazione con l'esposizione al benzene o con qualcosa che può essere emesso da una raffineria. Ripeto, se si sono posti questa domanda è perché c'era un perché, c'era un significato a monte, un razionale per porsela, non è che si sono inventati questa domanda. E perché le due indagini precedenti a questa che sto descrivendo suggerivano che si dovesse approfondire certe patologie. E qui ovviamente la correlazione con il benzene e il cancro è nota in letteratura, il benzene nel gruppo 1 dei carcinogeni, quindi tra i più pericolosi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha messo questo composto al primo gruppo. Cosa significa carcinogeno? Modelli animali, ma anche nell'uomo è stata provata l'importanza dell'esposizione al benzene per contrarre certi tipi di patologie, soprattutto nel quadro emopoietico. Una cosa la voglio dire: il benzene non guarda la media annua, cioè se un soggetto è esposto ad una dose acuta molto elevata o anche media, può accumulare un'alterazione del proprio DNA che rimane lì e non è che scompare, perché poi nell'arco dell'anno la media è sotto i limiti di legge. Mi sono spiegato? Cioè, se io mi respiro benzene oggi e questa respirazione di benzene entra nelle mie cellule e in una cellula causa un danno e una mutazione, questo significa che quella mutazione me la tengo, e se questa mutazione mi fa cambiare quella cellula da una normale a una che sta cambiando fenotipo, si dice, cambia aspetto, quella me la tengo, a prescindere che io poi non respiri più benzene tutto l'arco dell'anno. Mi tengo sotto la media annua dei limiti di legge, ma di fatto quel benzene ha causato un danno. Infatti il mondo scientifico in campo internazionale non è mai sicuro, non c'è un limite sotto il quale il benzene non è tossico, non è chiaro, nessuno lo può dichiarare. Ora, la legge prevede che una popolazione non debba essere esposta come media annua a più di 5 microgrammi al metro cubo di benzene. Questo è il limite previsto dalla legge. Nell'arco degli anni della nostra attività come volontari abbiamo sempre ascoltato che il benzene è sempre stato sotto i limiti di legge, secondo quello che l'ARPAM ha fornito ai nostri amministratori, per cui fino ad oggi siamo stati sempre tranquilli da un punto di vista di esposizione per legge. Come fare foto, poi il profilo, ciao, il profilo lo eviterei proprio, ecco, proprio vogliamo.
Allora, chiaramente questo studio ha posizionato Falconara, questa è la raffineria. Un'altra curiosità, tanto per dirvi, è nata prima Falconara, la raffineria dopo, la raffineria è stata posizionata in un punto che, guarda caso, è a monte e sopravvento. I venti prevalenti a Falconara sono tutti da nord-ovest, questa direzione. Se voi andate a studiare un po' di meteorologia, non l'ho fatto, però una cosa l'ho capita, e specialmente in inverno il vento prevalente è questo, e si becca tutta Falconara. Così, anche perché così l'uomo fa capire che non è poi così intelligente a volte. Allora, vi fidate, perché vi dovete fidare, sono pubblicati questi dati in due riviste scientifiche in campo internazionale, per cui sono state anche valutate nella loro accuratezza con cui sono state condotte. Quindi maggiore effetto, maggiore rischio di contrarre certe patologie in prossimità della raffineria per una certa categoria di persone che sono più residenti per almeno 10 anni. Poi lo dirà Mariottini, perché oggi ho invitato il responsabile della sezione epidemiologia dell'ARPAM, perché volevo, visto che è l'autore, volevo dare ancora più garanzie di quello che vi raccontavo. Non può intervenire perché l'ARPAM vieta ai suoi dipendenti di partecipare a certe, diciamo, iniziative. Però dal 1° maggio in pensione, poi gli rompo le scatole. Quindi vedete, il fattore 3.24 maggiore di contrarre certe patologie significa che se in media si ammalano 10 persone, qui se ne ammalano 40, 4 volte in più. Questo è come chiave di lettura di questi numeri. E stiamo parlando di numeri, ma qui c'è dietro un po' di sofferenza e qualche dramma, non solo di chi è ammalato, ma di chi gli sta intorno. Cioè, parliamo di numeri, mi devo pure scusare che banalizzo i concetti, ma dietro ci stanno un sacco di sofferenze e purtroppo anche morti. Ok, allora, questo è il presupposto, l'altra volta ci ho messo 3/4 d'ora, oggi sono andato abbastanza rapido, cioè ciò che era noto prima dell'ultima indagine epidemiologica, che è di nuovo una indagine epidemiologica di tipo descrittivo, cioè inquadra una situazione in un certo momento. Questi sono i due lavori pubblicati che parlano di noi in campo internazionale e che raccontano quello che vi ho detto. Vabbè, i due lavori sostengono pure, bah, che strano, sotto la media annua prevista per legge, sotto i limiti previsti per legge, eppure ci si ammala di più. Questo è anche un suggerimento al mondo scientifico, che forse questi limiti di legge potrebbero anche essere abbassati. Questa è una delle proposte che secondo me dovrebbero fare i legislatori, magari in campo non ovviamente locale, ma a un livello più elevato. A un certo momento, poi ne parlerà chi mi segue, abbiamo riscontrato pure che le centraline per un periodo molto lungo non hanno fornito tanti dati, e qui ci si domanda pure, ma come hanno fatto a fornire le medie annue se le centraline con cui calcoliamo le concentrazioni ambientali poi non funzionano? Però questa è una domanda lecita, ma qualcuno ci dirà che è possibile. Sta di fatto che qualcosa che non va è stato scoperto strada facendo. Ora vi lascio col dottor Mariottini, che non è voluto venire, ma siccome io ho un estratto di una incontro che è stato fatto proprio in questa sede a dicembre 2014, dove lui ci solletica l'attenzione alla fine di questo suo intervento su una cosa che poi andremo a discutere insieme. Però tratta alcuni argomenti che io provo a stoppare e a analizzare con voi nel mentre parla. Sono circa 7 minuti, però vale la pena ascoltarlo. Il dottor Mariottini è una persona seria, almeno per come lo conosco io, fa il lavoro come ci si aspetta. Noi abbiamo, su Falconara ha avuto sempre una grandissima attenzione. Io vi voglio ricordare molto rapidamente che nel 2002 già l'osservatorio epidemiologico ambientale nasce con la nascita dell'ARPA nel 2001. Nel 2002 la Procura della Repubblica ci chiese di fare una valutazione sulla situazione sanitaria di Falconara in relazione alla presenza di Falconara dell'ARPA. Questo fu il primo studio, noi lo facevamo, eravamo alle prime armi, diciamo, in campo epidemiologico, quindi ci appoggiamo all'ARPA Piemonte, che ha una grossa tradizione di epidemiologia. Fu fatto uno studio di tipo descrittivo, 2002,
e in quella sede vengono fuori degli eccessi di mesotelioma, che sono confermati nel tempo, problematici, lo sappiamo, probabilmente collegati a ora cantieristica o alla raffineria per quanto riguarda l'utilizzo dell'amianto, e del cemento antico. Successivamente, nel 2004, sempre su spinta della cittadinanza di Falconara, l'ARS fece fare all'Istituto Tumori di Milano uno studio di fattibilità per verificare la possibilità di fare degli studi che fossero più orientati a scoprire le cause. Cioè, gli studi descrittivi che abbiamo fatto in passato, che stiamo facendo, che faremo, se sono studi che fotografano la situazione sanitaria della popolazione, però non sono in grado, possono creare, dare delle ipotesi di lavoro, ma non sono in grado di definire se una causa è sicuramente, quindi, associata a un effetto sanitario. Qui si è capito, gli studi descrittivi non riescono a far capire la causa di tali fenomeni, ok? Sono su, inquadrano un po' la situazione nel momento in cui si sta studiando, e sono pure retrospettivi, si studiano oggi i casi di un decennio precedente. Quindi fino adesso sono stato sul pezzo. Nel 2004 fu fatto questo studio dell'INTE, l'INTE arrivò alla conclusione che meritava fare uno studio epidemiologico di tipo analitico. Gli analitici sono molto indaginosi, lunghi nel tempo e anche molto costosi, questo dico, per quello non si fanno tanto facilmente. E la regione commissionò all'ARPA, attraverso poi con l'assistenza e con la direzione scientifica dell'istituto, una prima fase dello studio che fu fatto dal 2005 al 2009, quindi pensate quanti anni ci è voluto. Questo studio portò ad avere dei risultati di una significatività statistica di rischio di leucemia e tumori emolipoietici in particolari gruppi di popolazione falconarese, in particolare su quella popolazione che risiedeva in vicinanza della raffineria. Il problema che venne fuori però è che ci fu una scarsa partecipazione da parte degli intervistati. Cioè, noi trovavamo tutti i casi di mortalità per gli uccini e tumori emolipoietici, e cercavamo di contattare i familiari, i familiari di queste persone, e estraendo dalla popolazione generale, Falconara, Chiaravalle, Montemarciano, dei controlli delle persone che non avevano leucemia, non erano morte di leucemia, che però erano appaiabili per età e per sesso, e per questo periodo, cioè nel periodo in cui quello era morto di leucemia, loro avevano qualsiasi età e lo stesso sesso. Ecco, avevamo una risposta scarsa, cioè non avevamo una gran partecipazione, nonostante muovemmo tutti, persino le parrocchie, ma non riuscivamo ad avere una grossa partecipazione. Per cui quel risultato era statisticamente significativo, però un risultato abbastanza debole. Fu deciso allora di attivare una terza fase. Una terza fase che durò fino dal 2009 al 2011, quindi altri due anni di lavoro, che portò a una relazione finale che di fatto ha confermato questa situazione. Quindi ci ha confermato che in tutta la popolazione generale il rischio non si rileva, tutta la popolazione, cioè dalla vicinanza alla fine. Invece su gruppi selezionati, in particolare per le donne, ma ancora più forte questo rischio, per i gruppi di popolazione più stanziali, cioè si pensa ai pensionati, ai disoccupati, a giovani, studenti e cose del genere, quelle popolazioni di casalinghe che si pensa che siano state più a casa negli anni, siano state più tempo a casa di altre persone, in queste situazioni qui abbiamo trovato un rischio di tre volte più alto di mortalità per leucemia. Ora, il problema era che la mortalità per leucemia è un evento estremamente a punta dell'iceberg, perché per fortuna i leucemia si muore sempre, per cui probabilmente se avessimo avuto il numero di casi di tutti i malati di leucemia, solo gli tumori sono potenti, avremmo potuto avere un'analisi probabilmente più potente, magari avremmo fatto rischi pure qua più alti, magari in popolazioni più larghe, non solo nei casalinghe ma anche in altre. E poi questo studio aveva un problema che andava a indagare esposizioni di 20 anni prima, quindi parliamo di esposizione del 75 al 95. La conclusione di questo studio è, come ha detto anche il collega, è che probabilmente, visto le condizioni ambientali che sono migliorate, si può ritenere che la situazione sanitaria
e quindi il rischio sia diminuita, la situazione sanitaria sia migliorata. Allora, un attimo mi fermo, perché ha espresso due concetti importanti, che intanto una indagine sulla mortalità rischia di sottostimare gli eventi, perché su 100 persone che si ammalano solo 80 muoiono di quella malattia, 20 no, ma muoiono d'altro. Conseguentemente noi vediamo meno di quello che ci si aspetta, che fotografa la realtà. In realtà, se seguissimo le malattie e le diagnosi, noi vedremmo una casistica più ampia, potremmo vedere una casistica più ampia. Questa è una cosa importantissima, perché gli studi sulla mortalità hanno questo limite. L'altra cosa è che, siccome era un periodo, diciamo, tra un ventennio, dal 75 al 95, comunque si ritenevano che le condizioni mentali fossero migliorate, si pensava che le cose non fossero più, cioè questo tipo di studi non fossero più necessari. Questa è una cosa che smentiremo questa sera. Per cui non si ripropone un altro studio analitico con quel tipo di chiaramente, si propone di mantenere e attivare il registro tumori, sicuramente, perché sicuramente un contributo, e di mantenere alta l'attenzione sulla situazione sanitaria della popolazione. Ora, il problema adesso che ci siamo trovati a affrontare è il problema dei dati. Gli strumenti noi ce l'abbiamo, i mezzi, le risorse, il nostro servizio è un servizio che l'ARPA ha fatto, che la regione ha deliberato, ha strutturato, abbiamo due statistici, un comunicatore e due medici, quindi è un buon servizio che ha una certa potenzialità di dare delle risposte. Stiamo lavorando per tutta la regione, ma non abbiamo disponibilità dei dati. In alcuni casi per l'autonomia c'è niente, perché altrimenti i dati per i problemi di privacy e altre cose, senza i dati non si riescono a fare le indagini. Tenete conto che le indagini, e finisco il discorso che ho iniziato prima, servono anche per sapere se in una popolazione esistono delle situazioni sanitarie che rendono gli abitanti particolarmente sensibili ad alcuni impianti. Poche parole, se io devo mettere l'insediamento industriale che mi porta a un aumento dell'inquinamento atmosferico e lo vado a mettere in una zona in cui so che c'è una incidenza di patologie respiratorie o tumori polmonari più alta del normale di altre parti, io in quella zona, anche se quella ditta mi rispetta i limiti di emissione di legge, io non ho delle remore dal punto di vista sanitario di fare tagliare l'approvazione. Per cui la conoscenza del territorio è estremamente importante per fare certe scelte politiche. Non solo, io posso arrivare con l'epidemiologia a capire quanto mi peserà, e a dire all'amministratore, quanto peserà l'insediamento produttivo con le sue emissioni sulla salute. Riesco a dire che se mi metti in insediamento, stai ad aspettare 3 morti in più all'anno per malattie respiratorie. L'accenti? Poi l'amministratore fa le sue valutazioni, tenendo anche conto che la situazione, il disagio economico è una delle prime cause di malattia. Quindi, oh, scusate, ho fatto un danno. Quanto mi peserà? Poi l'amministratore fa le sue valutazioni, tenendo anche conto che la situazione, il disagio economico è una delle prime cause di malattia. Quindi bisogna bilanciare le cose, perché la mancata occupazione è un fattore di estremo rischio per quanto riguarda la sanità. Quindi si dovranno bilanciare, in certo modo dovremmo cercare di aiutare anche l'amministratore dando gli strumenti per poter fare le scelte che siano. Vi prego di fare attenzione a questi ultimi secondi. Ha detto delle cose importanti che Loris spero possa riprendere poi dopo, di quanto siano importanti queste indagini e queste conoscenze per permettere agli amministratori di fare le scelte più corrette. Credo che sia una cosa fondamentale. Concludo nel dire che stiamo facendo un aggiornamento della fotografia sanitaria di Falconara, e nei prossimi giorni sarà fuori, potrebbero esserci le sorprese. Allora, ripeto, nel dicembre 2014 Mariottini cita uno studio recente che avevano i dati pronti e che ci saranno delle sorprese. Allora, eravamo qui in questa sede tutti con le orecchie dritte. Da
dicembre 2014 ci è voluto un movimento di persone volenterose affinché si potesse avere questa indagine epidemiologica e l'abbiamo ottenuta a maggio 2017. Quindi non solo ci vuole tempo per intraprendere uno studio del genere, non solo è retrospettivo e prende in considerazione decenni passati, cioè di morti o di malati di decenni prima, di esposizioni di alcuni decenni ancora prima, ma ci mettiamo quasi 3 anni per avere quei dati, per leggerli. Quindi pensate quanto poi diventa lungo prendere una decisione che possa migliorare la condizione di salute di una cittadina di 26.000 abitanti. E devo essere sincero, abbiamo dovuto forzare la mano per ottenere questi dati. Questo mi prendo la responsabilità di quello che dico, ma l'ho vissuta. Questa è l'indagine che è stata, diciamo, messa a nostra disposizione l'audizione del 2017. Vado errato, Lori, se mi sbaglio? Questa. No, perché io mi perdo con le date. Correggetemi se sbaglio. Allora, questa indagine epidemiologica, l'ultima, che fotografa la situazione sanitaria di Falconara, prende in considerazione questo periodo 2009-2013 sia i casi di morte che i ricoveri ospedalieri, quindi fa l'uno e fa l'altro, è descrittivo, non si domanda dove abitano e che tipo di persone sono queste morte o ammalate, ma si domanda solo quanti casi sono stati e li compara alla media nazionale. Si sono inventati tutta una serie di faccine, secondo me edulcorano un po' la gravità delle informazioni. Pensiate che 1, 2, 3, 4 dovete considerarli come fattore 4, 5, 6 volte rispetto alla media regionale, per cui 6 significa che ci sono 6 volte in più di morti o malati in un determinato territorio studiato, in questo caso il nostro comune. Vedere la faccina a volte non sembra così grave, ma questa faccina qui è 50 casi invece che 10, 50 morti invece che 10 rispetto alla media regionale, quindi è tutto normalizzato rispetto a una casistica molto più ampia. Statisticamente sanno fare il loro mestiere, per cui ci hanno fornito loro i dati. Prima tabella, decessi causa per causa dei residenti di tutte le età a Falconara Marittima. Decessi. Ora, questo è estremamente critico, che chi vorrà leggere, questo è un PDF che vi posso dare, ma lo trovate sul sito dell'ARPA, questa, diciamo, colonna è veramente molto molto insidiosa e difficilmente interpretabile. Se questa è, diciamo, sembra che si siano posti la domanda quanto correla questa casistica con questi numeri e queste faccine qua, che di per sé cominciano a essere abbastanza gravi: tumore maligno del colon, massimo livello di gravità 5, 6, mesotelioma pleurico, la patologia associata all'esposizione all'amianto 5, 5, l'ha detto prima Mario Pini, c'è la cantieristica, ma c'è anche la raffineria come fonte di amianto, e così via, faccine più o meno carine, ma mai verdi, mai assenza di dato o migliori rispetto ad altri comuni alla media regionale. Ma questa colonna è molto insidiosa, perché fa pensare a chi legge questo studio che poi, diciamo, la correlazione con la vicinanza alla raffineria sia limitata oppure inadeguata, cioè la domanda che mi pongo è se questi casi correlano con la vicinanza alla raffineria, i dati non sono adeguati per rispondere a questa domanda o limitati. In realtà questa colonna, se uno va a leggere bene questi dati e perché c'è questa colonna non è altro che: signori, questi sono i dati che lo studio Sentieri aveva detto limitato o inadeguata correlazione. Lo studio, uno di quei studi descrittivi che vi ho citato prima, si era posto questa domanda: ma questi casi che ci sono a Falconara hanno una correlazione con l'API? La risposta è: ma non lo sappiamo, i dati sono, è la correlazione limitata o inadeguata, cioè questa cosa qua non si riferisce a questo studio, ma allo studio Sentieri. Ed è presentato come invece fosse pertinente a questi numeri. Questa, secondo me, è una gran furbata.
Perché se si vanno a vedere le faccine, in realtà queste sono statisticamente rilevanti, questi dati, cioè corrispondono ad un'analisi statistica per cui i casi sono più rispetto alla media regionale, molti di più. Se vi ricordate la tabella dei modi, questo è il massimo grado, cioè eccesso conclamato di casi e necessitano di approfondimenti e sorveglianza. Io credo che necessito ancora di più, ma poi lo dirò alla fine. Allora andiamo a elencare di che cosa stanno peggio i falconaresi. Tumori maligni del colon, tumori maligni della trachea, dei bronchi, dei polmoni, questi sono i casi di morte. E ricordiamoci che qui sottostimiamo pure l'evento, quindi se c'è una cosa del genere è conclamato. Mesotelioma pleurico, 5-5, tumori del sistema nervoso centrale che non ci pensavamo nemmeno che potessimo ammalarci di cose così, sembravano neanche non... Leucemia linfoide acuta e cronica 3, comunque un certo grado di rischio, 3 volte rispetto alla media regionale. Tutti e 5, malattie del sistema nervoso e degli organi di senso, l'Alzheimer, la malattia dei neuroni motori, cose che neanche avremmo... Te avresti scommesso su malattie del genere? Okay. Ricoveri ospedalieri, tutte le cause di cataratta, parto, trattamenti, anche addirittura ricoveri per cose violente, adesso non so, siamo così diventati matti, aborti spontanei, ricoveri ospedalieri per aborti spontanei, siamo a un livello 5 di attenzione. Incidenza dei ricoveri ospedalieri, tumori maligni del colon, tumori maligni del colon retto, tumori maligni del trachea, dei bronchi e polmoni, malformazioni congenite che sono chiaramente correlate a fattori ambientali e quindi hanno influenza sulla embriogenesi, sulla formazione del feto, lo sviluppo fetale e così via, tumori maligni della pleura, mesoteliomi, melanoma maligno, abbiamo 5 col diabete, per cui soffriamo anche più di diabete, ma anche altre, cioè questo 3 non è da vedere come un qualcosa di positivo, è sempre in più rispetto alla media regionale, è un fattore 3 invece che 5 o 6, no, perché poi qualcuno lo interpreta diversamente e dice ma poi alla fine non si sta così male. Nefropatie, quindi venali, incidenza di ricoveri ospedalieri, ancora tumori maligni delle vie aeree, tumori malattie endocrine della nutrizione, neuropsichiatriche escluse la tossicodipendenza, malattie del sistema nervoso e degli organi di senso, qua abbiamo un 5 fisso, malattie di Alzheimer, apparato digerente 6, dipende se prendiamo i maschi o le femmine o il dato complessivo, io ve li sciorino così perché non è che io posso approfondirne uno per uno, qui parlano le faccine, i numeri, non l'ho pubblicato io, l'ho pubblicato quello dell'acqua. Mappe di rischio di decessi per mesotelioma, mappando geograficamente, qui ancora, qui Falconara, su tutta la regione qui si muore di più di mesotelioma. Aborti spontanei, guardate bello, dici, vabbè, mal comune mezzo gaudio, io il concetto di mal comune mezzo gaudio proprio non lo vedo, qui stiamo peggio rispetto alla media regionale. Aborti, cioè non li facciamo neanche nascere. Un altro tipo di graficare, si chiama funnel plot, però di aborto spontaneo, il comune di Falconara si trova in una zona di allarme. Mesoteliomi pleurici maligni, anche qui ricoveri ospedalieri per i tumori maligni della pleura, siamo anche qui nella zona di allarme. Malattie neuropsichiatriche invece siamo forse, sì, siamo citati anche qui. Malformazioni congenite, zona d'allarme. Disturbi nervosi dell'infanzia, 6. E quando si tratta di malattie nei bambini che hanno una vita breve, hanno avuto, no? Cioè l'esposizione è stata breve, e se già in questa breve vita hanno avuto degli effetti. Io non so dove ha visto il miglioramento dell'ambiente o dove l'hanno, diciamo così. Malattie del sistema circolatorio,
Vabbè, io le prospettive di cosa faremo è meglio che non le faccio vedere. Queste sono ancora più preoccupanti, perché sono i trend. Cioè, sulla base dell'andamento di queste patologie, cosa ci si aspetta nei prossimi anni? Una sorta di previsione epidemiologica. E qui sono tutte in salita. Colon, il trend è tutto in salita. Cioè, domani cosa ci aspettiamo dopo questo punto? Che scenda bruscamente per una magia o un miracolo? Il trend è questo negli ultimi anni. Non possiamo che salire. Se ci va bene rimaniamo stabili. Ma dov'è tutta questa positività nello sperare che da qui in poi tutto migliorerà? Mentre nella regione Marche, come vedete, sono abbastanza stabili questi andamenti. Cioè solo a Falconara c'è una tendenza ad andare su, almeno per queste patologie. Altra malattia di Alzheimer, guardate i maschi e le femmine, comunque combinati, è una tendenza a salire. La media regionale è piatta. Le femmine sembra esserci una cosa incerta, il maschio e femmina è piatta, significa che il trend nella regione è piatto, ma a Falconara stiamo andando in peggiorare. Nefropatie croniche, vabbè, trend a salire. Adesso non elenchiamo le patologie che ci piglia male, neanche a casa ce le sentiamo tutte. Disturbi nervosi dell'infanzia, questa è la regione Marche, qui siamo noi. Allora noi siamo qui. Abbiamo visto questi casi in questo periodo, sono 4 anni, li abbiamo stratificati nel 2017, anche se avevamo i dati pronti nel 2014, ma siamo riusciti a vederli nel 2017. Fotografiamo una situazione che dopo tutte queste indagini, tutte in direzione di un peggioramento della salute dei cittadini, abbiamo stratificato pure in un periodo più recente una situazione in peggioramento. Questo è quello che dice l'indagine epidemiologica del 2017. Ok, cosa possiamo aspettarci tra 5-20 anni? Lo scopriremo se continuiamo ad osservare, e lo scopriremo tardi, perché nel mentre qualcos'altro sarà successo. E se siamo peggiorati in questa situazione, ce ne accorgeremo che quei valori non basterà più nemmeno il fattore 6, dobbiamo inventarci le emoticons rosse, viola, lampeggianti e così via. E questo sempre tardi, quindi mi chiedo se non sia il caso di oggi prendere dei provvedimenti e non solo continuare a monitorare, ma anche iniziare un pochettino a prendere i provvedimenti seri, che ad oggi non li ho visti. Io avevo fatto un elenco di cose che secondo me possiamo discutere alla fine. Una cosa volevo farvi notare è che l'ARPAM, e l'ho scoperto oggi, ha pubblicato recentemente la possibilità, qui si chiama referto epidemiologico, cioè sono riusciti a costruire un database dove in tempo, oggi, un addetto ARPAM epidemiologo, non Mirko Fannelli o chi che sia, può investigare, domandare a questo database oggi quanti casi ci sono stati negli ultimi 5 anni, 10 anni. È un programma, un software che ti permette di graficare tutto quello che abbiamo visto fino adesso, cioè non c'è più bisogno di avviare indagini epidemiologiche che durano anni con dietro, c'è un tool sul web e loro riescono a inquadrare la situazione in tutti i comuni della regione. Quindi questa è una cosa molto positiva, perché riescono a inquadrare e a monitorare strada facendo l'andamento sanitario. Il problema è che decisioni prendiamo oggi per riuscire perlomeno a non peggiorare la situazione da oggi in poi. E chiudo, lascio la parola a Luca. Credo di essermi dimenticato qualcosa, ma nel tragitto, se poi dopo mi confronto, mi viene in mente qualcosa di simpiato da tutti. Ti serve questo? Sì. Cosa per le slide? Cosa devo spingere? Le slide devi spingere più centri. Questa qui per andare avanti e questa okay, per sì. Aspetta che te lo dico. Ma che caso ti fa niente? Questo.
Oh, buonasera a tutti, sentite? Perfetto. Allora, anch'io in qualche punto andrò molto molto veloce, scusatemi, ma più o meno cerco di chiudere in 25 minuti, mezz'ora, poi eventualmente se qualcosa non fosse chiaro, alla fine, durante le domande, magari spieghiamo meglio qualche punto fondamentale. Allora, l'obiettivo di questa presentazione... L'obiettivo di questa presentazione è confrontare i dati sullo studio del funzionamento in percentuale del centralino, lo studio più o meno statistico che avevamo fatto nel 2015, con i dati che poi sono stati acquisiti nel frattempo fino al 10 di gennaio del 2018. In realtà poi vedrete che nelle percentuali ho saltato volutamente, Mirko mi sa che non va avanti, la freccetta in basso. Ah, aspetta, ok, perfetto. Allora, quindi in generale ho ripreso un po' la scaletta dell'altro studio, indicherò più o meno qual è lo scopo dello studio, indicherò il sito di cioè come è costituito, da dove abbiamo preso i nostri dati, cioè il sito della qualità dell'aria dell'ARPAM. Sono dati pubblici, noi li abbiamo scaricati direttamente dal loro sito, abbiamo acquisito tutti i file, li abbiamo messi in un foglio Excel, abbiamo fatto i conti, e quindi in teoria tutto quello che abbiamo fatto può essere rifatto pari pari da ciascuno di voi utilizzando semplicemente Excel. Non abbiamo scritto programmi, non abbiamo fatto niente di trascendentale. E alla fine poi illustreremo i risultati di questi studi comparandoli con quelli dello studio precedente, li abbiamo messi insieme e trarremo qualche conclusione. Scusa, ma qua non si sente? Non si sente? No, ok. Tieni attaccato la bocca. Va bene. Avevo paura, ci ha parlato prima Mirko, non vorrei qualche contagio. Allora, ho provato ad indicare temporalmente quando è successo cosa. Allora, nel periodo che è andato dal 1 di maggio del 2012 al 25 2015 abbiamo preso i dati del primo studio che abbiamo presentato il 10 di maggio del 2015. Poi abbiamo ripreso i dati con una piccolissima sovrapposizione dal 1 maggio del 2015 fino al 10 di gennaio del 2018 e abbiamo rifatto più o meno la stessa procedura per fare i conti statistici e abbiamo poi in una tabella conclusiva confrontato i risultati. L'obiettivo dello studio in sostanza è molto semplice, capire se le percentuali di funzionamento delle centraline sono migliorate o no nel frattempo, se è cambiato qualcosa, se c'è stato qualche intoppo, se i problemi che avevamo segnalato la volta scorsa poi in realtà sono stati risolti nel frattempo. Avevo cominciato a mettere un po' anche di riferimenti temporali per orientarvi, per darvi un po' di memoria storica, poi devo dire che ho dovuto smettere quasi subito perché non avevo spazio in un'unica slide, quindi tanto per intendere, nel 2015 cosa è successo? È successo il secondo incendio casale, abbiamo fatto noi stessi degli esposti in base a quello che poi avevamo trovato essenzialmente nel primo studio, sono state fatte delle assemblee e il 26 di ottobre 2017 abbiamo fatto un'altra assemblea, insomma alla fine ho smesso di mettere quel disegno a posto qui e ho fatto, giusto per dare un'idea, una scaletta temporale che poi cercheremo magari di pubblicare in maniera migliore perché adesso non abbiamo tempo di guardare tutto, però ecco, così giusto per avere il colpo d'occhio, ecco, queste slide qui rappresentano solamente quello che, senza andare a scartabellare troppo, andando a vedere un po' cosa avevamo in giro nei nostri file, è successo in questi 5-6 anni, è successo in termini pubblici, assemblee o eventi gravi, cioè gente ha capito, scoperto qualcosa, si è resa conto che succedeva qualcosa riguardo l'inquinamento o in generale problemi di salute e inquinamento a Falconara Marittima. Quindi in sostanza c'è da dire che chi dice di non sapere o chi dice di non essere informato evidentemente non si informa abbastanza. Noi adesso cercheremo di fare anche qualcosa di più, perché questo è veramente quasi un
draft, proprio un blocco d'appunti buttato lì per mancanza di tempo. Stiamo nel frattempo pubblicando una pagina Facebook, grazie all'aiuto di alcuni nostri volontari collaboratori, dove cercheremo di dare una struttura migliore a quella che ho fatto io in queste slide al volo oggi pomeriggio, in modo che ciascuno abbia memoria storica di quello che succede a Falconara Marittima e abbia soprattutto un unico punto per andare a vedere, cliccare e tirare fuori ad esempio i link degli studi epidemiologici che sono stati fatti, i contenuti delle varie assemblee, anche in termini di contenuto video, per chi non ha voglia di leggere va lì e si guarda i video che noi di solito facciamo. Ci sono anche un sacco di servizi che poi sono stati ripresi da emittenti pubbliche, quindi in sostanza per informarsi basta avere veramente 30 secondi di voglia e cliccare un pochino in giro. Detto questo, passiamo avanti. Allora, scusate se poi da qualche parte magari c'è qualche riferimento allo studio vecchio, però ecco, l'essenziale qual è? Verificare la tendenza, miglioramento o peggioramento dei valori di percentuale di funzionamento delle centraline nel periodo che va dal 2012 all'inizio del 2018. Fornire a tutti dei dati utili alla valutazione, cioè in sostanza vi potete fidare di quello che vi dico io, se non vi fidate vi spiego come abbiamo fatto. Il sito è pubblico, anzi esorto tutti ad andare a vedere perché mano a mano pare che funzioni sempre meglio, almeno il sito, ed è opportuno quindi che chiunque sia in grado di andare a vedere cosa è successo nei giorni precedenti. Non ci sono dati in tempo reale, di solito ci sono dati che hanno senso una settimana, 10 giorni dopo rispetto alla data odierna. E quindi in sostanza è molto importante che poi magari vi segnate i link che vi do e cercate un pochino su internet per vedere con gli occhi vostri quello che succede. Allora, il sito web della rete regionale della qualità dell'aria è accessibile da tutti a questo link misterioso, con questo numero. In realtà quello che conviene fare è cercare su Google rete regionale della qualità dell'aria, visto che siete nelle Marche, trovate una paginetta dove cliccando poi venite rimbalzati in questo indirizzo numerico misterioso, che è quello del quale adesso vi illustrerò i dati. Il sito è di proprietà dell'ARPAM e diciamo che già nel 2015 noi ci eravamo chiesti come mai non avessero registrato un dominio semplicemente memorizzabile in modo da permettere a tutti di digitare e di raggiungere in maniera migliore. Per cui il trucco, se volete trovarlo, è cercare rete regionale per la qualità dell'aria. Questa è la schermata attuale che ottenete. La realizzazione e la manutenzione del sito è stata delegata dall'ARPAM a un'azienda di terze parti. Nello studio precedente questa azienda era Eumatica SRL. Non è ben chiaro se questa azienda sia anche responsabile del trattamento diretto dei dati, cioè diciamo di inserire i dati nel sito. Di sicuro sono quelli che realizzano il sito web. Questi sono i clienti principali di Eumatica, tutto preso dalla pagina loro, non abbiamo fatto indagini misteriose investigative. E quindi comunque è un'azienda che ovviamente si occupa di queste cose di mestiere e non lo fa esclusivamente per l'ARPA. Ad oggi invece le informazioni sono mantenute da un'altra azienda che si chiama Minerva. Il cambiamento dovrebbe, perché ovviamente non stiamo a controllare il sito ogni giorno, dovrebbe essere successo proprio a cavallo della fine dello studio precedente. Diciamo, finito lo studio precedente, dopo 5-6 mesi la proprietà del sito stava cambiando, la manutenzione del sito stava cambiando. Anche per questi più o meno il budget, cioè l'elenco cliente è sempre lo stesso, e andando un pochino più avanti, molto velocemente, abbiamo cercato di vedere chi fossero. Evidentemente la stessa azienda che per motivi loro probabilmente è passata di mano. E poi se andate direttamente nei siti dell'azienda pubblicano anche i vari soci, quindi sono proprio gli stessi, insomma, è abbastanza evidente. Quindi niente è cambiato, se l'obiettivo era di capire chi gestisse cosa, è sempre la stessa azienda che gestisce le cose. Andando un pochino più in dettaglio, a Falconara Marittima ci sono 3 centraline installate. La loro nomenclazione è Falconara Prodotto, Falconara Alta, Falconara Scuola.
Lo stesso sito contiene i dati di ubicazione delle centraline e ogni centralina acquisisce un certo numero di inquinanti. Per ve l'ho messi all'inizio tutti assieme, magari nelle varie slide potete vedere dei termini in maniera differente, però in sostanza le sigle che vengono utilizzate nei grafici sono queste: Benz, H2S, NH3, NMHC, NO2, O3, PM10, PM1.5, SO2. Significano queste cose. Una sola cosa è degna di termine, che in alcuni punti viene dichiarato che i sensori acquisiscono BTX. BTX in realtà è una sigla convenzionale che significa benzene, toluene, xilene. In realtà poi il sito da qualche altra parte dichiara che quello che viene acquisito è solamente il benzene, o addirittura mettono direttamente la sigla C6H6. Quindi qui c'è un pochino di dubbio. In sostanza, se ci dobbiamo fidare della dichiarazione ufficiale sul sito, nelle centraline c'è scritto che in realtà sono installati dei sensori di BTX. Poi i dati vengono intestati, che uno può scaricare dal sito, vengono intestati come semplicemente benzene. E questo è un dettaglio che non è trascurabile, per dettagli che forse dopo anche con Mirko chiariremo meglio. Allora, e altre variazioni che ho usato: 2015-1 significa il pezzo del 2015 nello studio numero 1, 2015 numero 2 significa essenzialmente la seconda metà del 2015, che è il pezzo del 2015 nello studio numero 2. Questa è la paginata del vecchio studio, della mappa che trovate sul sito delle centraline, con l'ubicazione in mappa delle centraline. Questa è la paginata estratta dall'attuale sito, quindi qualcosina è cambiato, però le centraline stanno sempre allo stesso posto. In verde ho indicato quello che noi siamo in grado di scaricare dal sito, e invece all'interno di questa casellina, che non ho fatta io, ma è quella che fa vedere il sito, ci sono i canali che loro dichiarano. E qui già vediamo che ci sono un pochino di incongruenze. Cioè, in sostanza, non dà l'idea che questo sito sia organizzato veramente in maniera tanto formale. A questo punto, ovviamente, noi avevamo bisogno dei dati, e quindi abbiamo dato per buono che se loro mi permettono di scaricare un file di NMHC, cioè di idrocarburi non metallici, dalla centralina di Falconara Acquedotto, evidentemente quei dati da qualche parte li campionano. Ok? Quindi da adesso in poi abbiamo dato per scontato che quello che fa fede è quello che il programma di scaricamento loro mi permette di scaricare. Andando avanti, queste sono le schede, vado molto molto veloce. Vi faccio notare che ci sono dei dati, codice europeo, quindi queste centraline sono registrate formalmente da qualche parte in un database europeo, e in queste centraline, in almeno due di loro, è dichiarato che fanno acquisizione di dati meteo. Anche questa è una cosa molto importante. Ok? Oh, vado, scusatemi, molto molto veloce, perché sennò non arriviamo alla fine di tempo. Sia alla fine del primo studio che alla fine di questo studio, purtroppo la situazione è sempre che, per quanto riguarda la spiegazione di quali sono i sensori montati a bordo delle centraline, c'è sempre scritto scheda in fase di aggiornamento. Cioè, in sostanza, non c'è scritto quando quelle schede sono state fatte, se quelle centraline sono ancora conformi a quello che dichiarano, se la tipologia di sensori, e non penso che ne abbiano comprati di nuovi globalmente, è ancora quella che hanno dichiarato al momento dell'installazione. Insomma, anche qui c'è un pochino di confusione che, onestamente, a mio avviso costerebbe veramente poco mettere a posto. E qui riassumo quello che vi dicevo. Se un dato viene dichiarato disponibile e reso scaricabile, allora nella centralina in questione deve esistere un sensore corrispondente alla tipologia di quel dato. Cioè, abbiamo usato questa filosofia: se il programma mi permette di scaricare i dati relativi all'inquinante, io a sto punto quel dato ce l'ho e lo prendo per buono, perché sono loro stessi che me lo danno. Anche qui c'è un piccolo riassuntino. Questo era quello che succedeva alla fine del primo studio, cioè a Falconara Alta, Falconara Scuole, Falconara Acquedotto erano presenti i sensori illustrati in questa tabella. Non è possibile scaricare in alcun modo i dati meteo. Questo è quello che succede alla fine, cioè per questo studio invece. Troviamo che a Falconara Alta c'è un nuovo sensore, o perlomeno sono comparsi i dati relativi agli idrocarburi non metallici. Quindi è l'unica differenza che per il momento abbiamo trovato. Ora, quello che abbiamo fatto è
utilizzare la capacità del sito non solo di far vedere i grafici, ai quali molti di voi sono abituati perché magari nei vari post saltano fuori le pagine con scritto questo è l'andamento dell'idrocarburo non metanico nei 3 giorni relativi a qualche evento che è successo a Falconara, quindi il grafichetto, no, con l'andamento della concentrazione di inquinanti, ma è possibile anche, una volta che uno ha scelto un periodo, ha scelto un certo numero di canali, scaricare i dati relativi a quel grafico in formato Excel. In realtà è un formato separato da virgola, cioè vuol dire che tutti i dati sono separati da virgola, linea per linea, e questi dati sono facilmente importabili nel programma Excel, ma anche in LibreOffice, in sostanza nei fogli di calcolo. Oh. Quindi, cosa succede? Questo, quando vi compare un grafico che voi richiedete scegliendo periodo temporale, canale di acquisizione, centralina, è presente un bottoncino misterioso in fondo a destra, che se lo scrollate non lo vedete, se lo premete il file vi viene scaricato, ve lo potete salvare, lo potete importare nel foglio Excel e in potenza fare gli stessi conti che fanno loro e stabilire le medie rispetto delle norme, le soglie, tutto quello che volete. Oh, adesso qui vi spiegavo in dettaglio per filo e per segno come sono composti questi dati, però è abbastanza semplice. C'è una colonna relativa, se scaricate un solo inquinante, avete una colonna relativa a quello che è il timestamp, cioè o la data e ora, a seconda della tipologia di dati, e a fianco avete un valore con la virgola, quasi sempre, a seconda del tipo di inquinante, che vi spiega qual è la concentrazione in corrispondenza di quella data e ora in microgrammi a metro cubo. Tutti i canali hanno la stessa unità di misura. Oh, una cosa molto importante è questa. Nel caso che nella cella sia presente solamente un segno meno, cioè non il numerello che vi aspettate, questo è un modo che loro utilizzano per dire che in quella precisa data e ora quel campione loro non ce l'avevano disponibile per qualsiasi motivo. Il sensore si era rotto, hanno giudicato con qualche algoritmo che a noi non è dato conoscere che quel campione non fosse buono e quindi non l'hanno messo. In sostanza, e questa è la base del nostro studio, quello che poi abbiamo fatto, anche qui illustro graficamente quello di prima, cioè io dal grafico scarico il dato e vado a finire in un file che più o meno è fatto così. Quello che abbiamo fatto nel nostro studio qual è? È molto semplice. Abbiamo detto, ma indipendentemente da... cioè il compito nostro non è quello di rifare i conti dell'ARPA per sapere se abbiamo superato o meno le soglie. Vogliamo fare una cosa molto semplice. Per ogni canale inquinante, per ogni centralina, se io prendo in esame 1000 giorni, ok? E mi aspetto quindi di avere 1000 valori di medie giornaliere. Se conto con un foglio Excel quali sono le celle che hanno dei valori numerici e le metto in rapporto con i 1000 valori totali aspettati per quel periodo e faccio il calcolo percentuale, io so di fatto quanto in percentuale quel canale è stato acquisito. Per essere ancora più semplici, se io prendo in esame 100 giorni, mi aspetto 100 medie giornaliere di inquinante, se la centralina me ne dà 30, quella centralina per quel canale ha funzionato solamente il 30%. Quindi questo è un concetto matematico molto semplice ed è essenzialmente alla base di tutto quello che poi abbiamo fatto sia nello studio precedente che in questo. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo scaricato mano a mano tutti i file relativi a ciascun canale di ogni centralina, l'abbiamo messo in un foglio Excel e abbiamo calcolato le percentuali di funzionamento suddividendole per anno.